Benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video riguardante prodotti finiti di febbraio, quindi vi faccio vedere un po' quelli che mi sembra di averli lasciati tutti, quindi dovrebbero essere tutti quelli che ho utilizzato durante questo periodo di febbraio e quindi niente, ve li mostro così magari se trovate qualche ispirazione. Sono quasi tutti prodotti che non avevo mai utilizzato. Quindi le ho utilizzate adesso nel mese di febbraio per la prima volta. Partiamo subito da. Allora, prima vi faccio vedere quelli che non entravano nel sacchetto. Allora, questo, ma no, questo l'avevo già utilizzato, però non posso non farvelo vedere, che è veramente meraviglioso. Ed è il sapone Alba, che è in gel apposta per la lavatrice. Io mi trovo veramente, veramente bene. Lascia un profumo, io per esempio a volte mi capita di mettere, non amo moltissimo l'ammorbidente, quindi ne metto veramente poco. E se prendo un ammorbidente che non ha un profumo forte, però con questo sapone qua i panni profumano di pulito, quel profumo di pulito che, mamma mia, quasi spaventoso da tanto che buono, non capisco come fanno. E questo io ve lo straconsiglio, se non lo conoscete è molto buono, molto molto. Poi l'altro giorno ho preso questo, voi l'avete visto nel vlog precedente, che dove l'ho comprato. Ho preso questo e praticamente ho finito. Perché con tutte le lavatrici che facciamo noi, un flaconcino del genere è veramente miseria. Però devo dire che fra questo e quello dell'omino bianco, non lo so. Questo. Allora, quello dell'omino bianco lascia un profumo mi migliore, molto più buono, perché leva proprio, secondo me, leva proprio quel, a volte ho visto anche i panni che stanno nella cesta, hanno quel muscido, quel sentore un po' particolare di posato, no? Questo non lo leva tantissimo, non è cattivo, devo dire la verità, però confrontandolo con quello che utilizzo sempre, che è l'omino bianco, devo dire la verità, se mai magari lo trovassi in offerta, e l'omino bianco è a prezzo pieno, magari posso ovviare anche con questo perché non è male. Però ecco, devo dire la verità, se devo scegliere preferisco l'omino bianco. Poi ho provato per la prima volta questo che io ho sempre utilizzato, io me l'aceto quello con lo spruzzino. Questo qua l'ho visto, era tra l'altro in offerta quando l'ho comprato, non mi ricordo nemmeno quando. Si parla di, forse l'ho comprato a gennaio. Mi sembra l'ho preso al Mauris. E devo dire la verità, mi ha un po' incuriosito perché di solito io il Rio Melaceto l'ho sempre utilizzato per la cucina. Era tanto che non lo compravo il Rio Melaceto. E questo qua io l'ho utilizzato diluito in acqua calda e l'ho ci ho pulito il bagno, ci ho pulito il legno, questo qui della camera, ci ho pulito i pavimenti, ci ho pulito tutta la cucina. Una marea veramente, l'ho fatto e l'ho consumato tutto. Devo dire la verità, io con questo mi sono trovata bene, molto bene perché non è schiumoso, quindi si risciacqua facilmente e lascia un profumo delicato, quindi promosso. Questo, anche questo è uno di quelli che utilizzo tantissimo, avendo i bimbi che si sporcano costantemente, può capitare di avere delle macchie un po' ostinate. Allora, tendenzialmente la maggior parte delle macchie mi vanno via direttamente in lavatrice. Quindi se sono delle macchie particolari utilizzo questo e ce lo metto sopra. È un pretrattante. Quindi questo lo consiglio tantissimo che è uno mi sono sempre trovata bene con questo qui. Poi questo l'ho preso. Allora, l'unica pecca è che fa tanta schiuma. Io non sono una grandissima amante della schiuma, però devo dire che pulisce molto bene. Richiede, cioè va utilizzato poco prodotto direttamente sulla spugna, non sul. Non è che ti devi mettere lì a spruzzare, magari che sono il lavello del bagno, il WC, che ti devi mettere lì a spruzzarlo pieno di prodotto perché altrimenti ci vuole 3 ore per sciacquarlo bene. Però se lo utilizzate direttamente sulla spugna inumidita e lo passate, magari ovviamente va risciacquato, però così riducete l'impatto schiumoso
E pulisce bene in poche passate, cioè a volte se il bagno è veramente sporco, come mi è capitato una volta, avevo il bidet che lì ci si era lavato, ma lavato tra virgolette le mani, che si era impiastricciato di Didò, c'era tutto Didò, tutto spiaccicato da tutte le parti. Io ho dato questo qua sulla spugna, il microfibra, l'ho passato e con una passata è venuto quasi via tutto. Poi ovviamente sciacquato e ripassato, dato via completamente. E no, è buono. Io ho preso questo, era il pacco quello doppio, che c'era questo qui con lo spruzzino e la ricarica. Vabbè, ovviamente l'ho finito tutti e due, ma ho lasciato quello l'ultimo rimasto con lo spruzzino per farvelo vedere. E poi c'è questa del Tigotà, questo assolutamente no, cioè no, non mi piace, non ravviva per niente, non ravviva il nero per niente, quindi protegge rispetto ai colori, non lo so, cioè io non mi sono trovata bene. Io adesso, che non l'ho ancora finito, sto finendo il Deox, sempre così del nero, e fa nero e colorati, e devo dire la verità, lascia i panni veramente, mamma mia, molto 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 più brillanti, più lucidi. E poi cioè in combinazione ci uso sempre le stesse cose, quindi ci uso l'ace gentile al bisogno e l'additivo igienizzante più l'ammorbidente. Però in questo periodo avevo fatto scorta, che mi sa che dopo ve lo farò. Mi è scappato. Lo farò vedere nel prossimo video magari. Ho preso da Mauris l'ammorbidente della Cuccolina in offerta e ho preso sempre la solita profumazione, quindi identico. E quindi niente, non è che ho cambiato soltanto questo. Quindi da questo qui al Deox c'è un abisso. Quindi questo no, bocciato. Poi uno dei miei preferiti, questo è meraviglioso. Ha una profumazione. Allora, ovviamente è la lavanda, quindi ti deve piacere la lavanda. Se ti piace il profumo di lavanda, questo qui ti lascia una profumazione di lavanda in casa che è veramente dura tanto. Io lo do magari, che so, se lo do la mattina, io al pomeriggio, a volte anche a sera, sento ancora il profumo di lavanda se io giro nelle stanze. Non mi era mai capitato un prodotto che tenesse la profumazione attiva così tanto. E ovviamente qui dice 100% brillantezza senza risciacquo igienizzante. Il 100% brillantezza, il mio pavimento è un pavimento schifosissimo, cioè graniglia di marmo che ha 60 anni, consumato, usurato, e utilizzare questo qua un pochino, io l'ho utilizzato in combinazione con, non mi ricordo più, no, non ce l'ho, no, perché non l'ho ancora finito, l'ho comprato nuovo ma non l'ho ancora finito, in combinazione con Ravviva Marmo della Muzio. Mamma mia, cioè veramente, io sto dicendo mamma mia in continuazione, però non ho altre parole oggi. E devo dire che ha fatto, cioè fanno una bella combinazione. Io a volte lo utilizzo anche da soli, però nel momento in cui faccio una bella pulizia del pavimento, utilizzo entrambi. Metto il Ravviva Marmo e il tappino dell'ace ai pavimenti. Ci do una bella passata prima, bello bagnato, poi bello strizzato, bello a portare via e il pavimento mi rimane lucido e poi il profumo della lavanda. Mamma santa. Poi, immancabile, l'ace gentile, però in realtà dovete sapere che io è la prima volta, nel mese di febbraio è stata la prima volta che ho comprato l'ace gentile, quella originale. Mi sono impuntata perché di solito prendo sempre quelli che costano meno, mi sono sempre, vabbè, pazienza, no? Però in realtà mi sono impuntata e ho detto voglio provare l'ace gentile. E niente, l'ho provata e non la mollo più. questa qui è lavanda e muschio bianco, perché sono una fan della lavanda, quindi come vedo lavanda, zaccheri, prendo qualsiasi cosa. E non mi dispiace né lavanda così e né classica, è buonissima, quindi questa super mega consigliata. Poi ho finito questo della, non so dove l'ho V5 di dov'è? Insomma, questo qui è brillantante,
della lavastoviglie, che è un bustino gigante, è praticamente 1 litro, e io mi è durato un'infinità di tempo. L'ho pagato 1,99 euro, questo me lo ricordo, però non mi ricordo se l'ho preso da MD o dalla Lidl. V5 è della Lidl, può darsi, sì. Insomma, ottimo, 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 anche perché dura molto all'interno della lavastoviglie. Dura tantissimo, non si consuma facilmente. Ho trovato a volte anche altri brillantanti che dopo, cioè li ho messi, il giorno dopo ci avevo da rimetterli. Quindi questo, ottimo. Poi ci abbiamo. Ah, c'ho anche un solvente, questo qui. Ora manca il tappino perché Elia me l'ha aperto quando era nel sacchettino. È quello che te premi e ti tira fuori il prodotto. Quindi metti il dischetto, premi sul dischettino e ti viene il prodotto direttamente sul dischetto. Ed è molto molto forte, come, cioè ne basta poco che ti manda via benissimo lo smalto. E l'ho preso questo qui alla Lidl, della Sien. Quindi questo, se siete fanatiche dello smalto come me, io me lo metto ora a parte adesso che non c'ho, però mi piace tanto. È uno, non mi trucco, però lo smalto mi piace. E quindi consigliato. E anche... Oppela! Che fai, Zoe? Ti sei fatta male da sola? Poi, questo... Sono rimasta un attimo affascinata dal packaging, dal pacchettino. E devo dire la verità, il profumo è buono. Molto buono e persiste tanto. Il problema è che costa un botto e dura pochissimo. Almeno a me, ovviamente, io mi baso sulla mia esperienza di lavatrice quotidiana. Quindi sono, mi sembra, 2 euro. L'ho fatto vedere in uno svuota spesa detersivi. 2 euro e qualcosa. Non mi ricordo se 2,29 o 2,49. Qualcosa del genere. Però, allora, la mia lavatrice è 9 kg. Qui mi dice 6-8 kg 35 ml. Che praticamente sono un tappo e mezzo. Praticamente mi ci vuole due tappi. Due tappi per ogni lavatrice. Due tappi per ogni lavatrice. Per carità, il profumo c'è, è buonissimo questo qua, che è Incanto. Questo ve lo faccio vedere un po' meglio. E è molto delicato, dura parecchio. Il problema è il prezzo, cioè io non posso prendere una boccetta del genere e poi dopo 3 giorni l'ho finito. Fatela dare da Sara l'acqua, è lì Sara. Ora arrivo, eh? E il magico omino bianco, quello che dicevo... Igienizzante, questo qua con Deo più, che neutralizza i cattivi odori, rimuove germi e batteri, smacchia bianchi e colorati, è attivo già a 30 gradi. Questo qui è micidiale. Io questo qua l'ho preso così gigantesco da Maurice, che era in offerta insieme all'Ace Gentile. Ho fatto tutto, feci tutta la scorta di prodotti e devo dire che mi è durato, cioè, cioè, in confronto a questo, cioè, questo è 900 ml, questo è 2 litri e 4. Questo mi è durato parecchio, questo qui non dura niente. Però, ovviamente, anche se fosse quello piccolino, lo preferirei. Quindi quando trovo in offerta l'omino bianco, questo qui, Deo più, io prendo questo. E quindi niente, ho fatto questo micro video, che magari riesco a pubblicarlo nel giro di qualche giorno. Questi mi sembra, poi se avevo qualcos'altro, pazienza. Mi sembra che erano tutti i prodotti, insomma, che ho finito nel periodo di febbraio. Quindi se vi piace questo tipo di contenuto, fatemelo sapere nei commenti, così magari posso farne altri. E niente, io vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!